Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Fabio, ben trovato. Finalmente oggi il sole, sennò mi fai sempre bagnare poi man mano. La stagione, tanto che però col sole c'è le buche. C'è le buche. Quindi devo stare attento. Le buche. Dove metti i piedi? Esatto, perché puoi finire nella buca. Stai attento. Allora, ritroviamo Domenico detto Menco. No, io mi chiamo Menco, il diminutivo aretino è Menco. E c'è scappa. Ecco, allora, Domenico. Io invece non so come. Si chiama Beppe. Beppe, come Beppe ha detto, se mi fai piacere tanto, ma male. Ma piacere tanto, ma male. No, io con più piacere più sto bene. Ci vediamo sempre qui davanti, che noi ci eravamo già incontrati 2014. Insomma, già passati 5 anni quasi. Sì, pensavo di sì. Meno. Cosa è stato fatto? Niente. Nulla. Però c'è ora una nuova questione, vero? Sì, e si è presentata una questione piuttosto grave. Che l'amministrazione della USL non può prendere i corridoi che servono al pubblico come magazzino delle proprie cose. All'ospedale San Donato c'è un'area in cui possono portare tutta la loro roba all'ufficio protesi e c'è un magazzino apposta per ricoverare queste cose qui. Ora, lì in quella zona. Qui siamo nella casa della salute di via Guadagnoli. Sì, sì, in via Guadagnoli. E il discorso è questo. Questo è il discorso. Mettendo lì quella roba. Però spieghiamo cos'è, perché non l'abbiamo detto ancora. Sì, al primo piano cosa c'è? Al primo piano ci sono i vari ambulatori, che sono quelli che controllano le persone di una certa età che hanno avuto problemi gravi di respirazione, come me. Allora, io mi sono presentato qui. Quante sigarette ha fumato? Poche, 50 pacchetti all'anno. All'anno? All'anno, 50 pacchetti. No, io ho forse, speriamo di no, sembra che abbia dell'amianto sul polmone. Ah già. Lei lavorava, dove lavorava? Perché dai, di lei. No, di dove lavorava? Io lavoravo alla Guarizzutti e al banco dove si saldava con l'amianto friabile. Ecco, questo è tutto un altro argomento. Allora, torniamo al primo piano, se questo è il pian terreno, è il primo piano. Hanno spostato dei macchinari, delle cose, che prima di tutto non ci sono più posti per andare a sedere. Oppure ci sono dei 6-8 sedie che c'erano, ce ne sono rimasti 3. Ora io domanda, dico, uno che arriva lì con l'ossigeno e non trova nemmeno il posto per andare a sedere perché è stato ingombrato da cose inutili, perché l'hanno tolti da altri ambulatori e l'hanno poggiato. Hai chiesto a qualcuno di cosa, perché sono, tra l'altro stiamo vedendo delle foto, hai chiesto e sono? Attrezzature da dentisti, hanno rinnovato come si chiama, l'ambulatorio dei dentisti, quelli per i denti, quello per quello, quello che adopera il dentista, e l'hanno preso. Non l'hanno portati dove dovevano portarli, in un posto dove è consono che l'avessero portati. No, l'hanno piazzato in mezzo a un corridoio aperto al pubblico. Da quanto tempo? Su circa un mese. Ora, è stato già chiesto verbalmente che queste cose venissero tolte, è stato chiesto che venissero ripristinati i posti. È stato chiesto tante cose, ma hanno fatto come del 2014 con la porta d'ingresso che i portatori di handicap non possono aprire, orecchie da mercante. È giusto che questa dirigenza USL di Arezzo, è vero che è stata allargata, ma a questo punto gli deve essere allargata anche le orecchie. Anche la porta dovrebbe allargare. Anche la porta, e dovrebbero sentire meglio, porca miseria, se no. Beppe. No, ha ragione. Poi quello delle persone con handicap è sempre stato un grosso problema, perché non vengono mai considerate così come si deve, non soltanto qui ma anche nelle opere che vengono fatte in città, nei marciapiedi, insomma le barriere architettoniche che sono un po' dappertutto. E questo è un problema che vorrebbe che le amministrazioni a tutti i livelli prendessero sul serio. Questi macchinari forse l'hanno parcheggiati lì in attesa di... Ma forse metterli. Sicuramente l'avranno venduti o resi indietro con i macchinari nuovi, e la ditta che doveva venire a prenderli ancora non è venuta a prendere. Sono i macchinari nuovi o quelli vecchi? Quelli vecchi. Doveva ritirare la ditta, non l'ha ritirati, però ciò non toglie che magari non dovevano essere messi lì e doveva essere lasciato il posto tranquillamente e portati
in un'area destinata a stoccaggio e magazzino. Speriamo che ci ascoltino, speriamo, che vengano presi i provvedimenti, esatto, e che in futuro, come dicevo, vengano più considerate le opere necessarie per coloro che hanno problematiche a spostarsi. Grazie a Menco. Grazie Menco. Grande Menco. Aspetta, grande. Fabio, dimmi. Io in Facebook non esco più, ma però gli amici li ricordo sempre. Anche noi. Lo so. Grazie.